E vabbè, quindi alla fine sono arrivata anche qua. Avevamo bisogno di appunti di make-up anche su YouTube? Forse no, però chi sono io per non concedere questo spazio a me soprattutto e a tutti gli altri? Non lo so che cosa sto facendo qui, però vabbè, era un po' che mi girava in testa di aprire anche, cioè di usare anche il canale YouTube e quindi adesso ci provo. Qui si mamma male, quindi sentirete bambini urlare, cadere, strillare, correre, però sentirete, vedremo anche cosa fare. Non ho ancora ben chiaro che cosa faremo in questo canale. Però diciamo che come al solito improvviseremo, si parlerà come in tutti i canali di appunti di make-up, di cosmesi, make-up, maternità, vita normale e urla di bambini, a quanto pare. Si parte con un vlog perché non ho intenzione di editare tantissimo i video che metterò qui. E quindi niente, questa è la forma più semplice perché io prendo le clip, le metto insieme e le pubblico. E quindi preparatevi a dei contenuti un po' schizofrenici, però insomma ce la faremo, dai. Fantastico, perché mi sembra già evidente che con questo nuovo formato orizzontale di YouTube vedrete tutto il casino che non avete mai visto dentro casa, pensando che su YouTube, su Instagram, pensando che io avessi sempre avuto una casa ordinata, cosa che non è così. E comunque, vabbè, mi sto sistemando un attimo i capelli perché ho riguardato queste primissime clip e sembro una pazza. E, cioè, lo sono pazza, però insomma. Sto usando questo, che è un prodotto proprio fatto apposta per tenere in ordine i capelli senza appesantirli troppo. Ed è uno di quei prodotti approvati dal metodo, dal Curly Girl Method. Ormai Curly Method, perché non si può usare proprio la dicitura esatta perché altrimenti la persona che l'ha inventato si incazza, mi dicono. E quindi vabbè, comunque è stupendo, fantastico perché ha questa specie di gel, crema gel, dalla consistenza molto leggera, per cui voi lo prendete, lo mettete tra le mani, lo passate tra i capelli e la cosa figa è che domani saranno, cioè non saranno sporchi o appesantiti da questo prodotto e quindi fantastico perché è perfetto per quando avete i capelli non proprio pulitissimi, volete fare una coda, però senza farli diventare veramente sporchi da doverli lavare lo stesso giorno. Quindi questo ottimo. Proviamo a dare un senso a questo vlog. E vi faccio vedere i prodotti che uso per il wash day. Ho fatto quella cosa della specie di refresh che mi sono messa quella cosa sulla testa prima, ma diciamo che è meglio se li lavo, anche perché domani sarà una giornata di festa e quindi io voglio avere i capelli un po' in ordine, se ci riesco, perché poi col My Curly Method è sempre un tarnavolotto. Vi faccio vedere quello che userò, poi se riesco dopo vi faccio vedere anche lo styling, ma non lo so, dipende quanto dormono i due. Allora, uno è questo, Co-Wash Essere. Io mi sto trovando bene a distribuirlo e a lavare bene i capelli con questi affari qui. Con il co-wash, secondo me, è veramente utile avere questi affarini perché ti permettono di distribuire bene e di pulire bene la cute, nonostante il co-wash sia un po', ovviamente un po', come dire, ricco come prodotto. E poi voglio fare un wash day un po' proteico, per cui userò questo balsamo, che è il balsamo Noa, questo si trova al supermercato tranquillamente, e ha delle proteine, quindi userò questo. E poi penso che non farò una maschera, perché appunto il co-wash è già abbastanza pesante, e poi penso che metterò questo, che è un leave-in curls, e poi faccio lo styling,
Vediamo come, in base a come tanto i capelli, se si sono appesantiti o se invece hanno bisogno di idratazione, sceglierò dei prodotti adatti in uno o nell'altro caso. Spero di riuscirvi a farvi vedere cosa, cioè, il risultato finale e cosa userò per lo styling. Vediamo. Entro col voiceover perché è la cosa più semplice. Qui vi stavo facendo vedere che avevo già messo sotto la doccia un gel e una mousse. E invece adesso vado a mettere il gel più forte, dalla tenuta più forte, il Fructis Art Cemento, che è un must have per chi usa il Curly Care Method. Bagno bene le manine, faccio tutto per bene. E niente, vi facevo vedere che lo faccio così, ciocca per ciocca, con la Denman, la spazzola, spazzolo ciocca per ciocca in sezioni e niente, e lavoro così tutta la testa. E vi facevo vedere che faccio tutta la testa, non sapendo che invece subito dopo aver chiuso questa clip si sarebbero svegliati tutti quanti e io sarei rimasta con i capelli zuppi e pinzati con una molletta per ore, davvero per tanto tempo, tanto da praticamente farli asciugare così e niente, anche questo è essere mamma e niente, questo è quanto. Due parole e poi vi saluto. Allora, i capelli alla fine sono venuti così. E come vedete c'è un sacco di volume, tanto, però non hanno un granché senso. Però vabbè, non mi dispiacciono, vediamo come tengono nei prossimi giorni. Io ho fatto, ci ho messo tante proteine. Allora no, partiamo dalla base. Il Curly Care Method o My Curly Method è un metodo per il trattamento del capello mosso e riccio che parte da alcune assunzioni, che alcuni ingredienti non devono essere usati, che i capelli devono essere manipolati in un certo modo. Poi magari ne parliamo meglio più diffusamente in un video dedicato. Io lo sto usando da diversi mesi ormai e diciamo che ogni lavaggio scopro qualcosa di nuovo. Lo scorso lavaggio avevo fatto, praticamente avevo solo idratato perché sapevo che dovevo tenerli legati subito dopo, quindi non mi interessava che tenesse troppo il riccio e mi piaceva che invece fosse bello idratato, bello sano. Stavolta ho aggiunto tante proteine che hanno la funzione di diciamo, arricciare appunto il capello e ho puntato un po' sulla tenuta, quindi ho messo un gel molto forte. Vediamo quello che succede. Questo lavaggio un po' così, questa asciugatura un po' così, di certo non aiuta. Però vediamo come vanno i prossimi giorni. E niente, vi saluto. Facciamo che questa volta è iniziato questo inizio di video, insomma, di presenza su YouTube finisce qui. E lasciatemi nei commenti le vostre idee su questo avvio di canale YouTube. Se vi piace, se volete che se vi interessa, pensate che continuerete a vedere e in caso che tipo di contenuti potrebbero interessarvi. E niente, vi saluto. Ciao.